Tribuna Rossonera, buongiorno. Buon lunedì 27 di marzo a tutti e a tutti. Iniziamo con un po' di disco music anni 70. Back to Heaven, Day Number One Ensemble. Uno dice, ma ti sei fuso il cervello? Ieri sera ho visto un film vecchio degli anni 70 con Ugo Tognazzi protagonista nei Viaggiatori della Sera. E un film distopico di una realtà futuristica dove le persone a 49 anni in un sistema ormai dittatoriale, ecco, diciamolo in un certo modo, dovevano andare a farsi l'ultimo viaggio in un resort che poi li avrebbe portati a una nave in un destino finale che non si sa quale fosse. E mi piace iniziare in questo modo un po' settentero, si dice qui in Spagna, perché questi qua che sono i grandi professionisti dell'informazione ormai stanno viaggiando da tempo, ma a botte di peyote, a botte di LSD, a botte di droghe strane, perché sinceramente non ho più parole per descrivere questi personaggi. Tutto Rutto Sport, a parte Italia, lui almeno fa gol, riferendosi a Retegui. L'Italia ieri ha vinto 2-0 a Malta, io non ho neanche vista la partita, quindi non sono neanche in grado di commentarla. Però c'è un trafiletto a fianco che c'è ancora gioia per l'Inter. Via il tecnico, via Paolo e Malotta vuole, cos'è che c'è scritto, suturare una ferita aperta, mentre il Milan ripensa a chi? A Zaniolo. Quindi Dybala all'Inter, però stavolta, cioè, datela bene la notizia, perché poi ci sono coloro che hanno le bancarelle, che vendono le magliette, le mandate in fallimento. Ricordatevi la scorsa estate con Dybala e Bremer, c'erano già le maglie nerazzurre e purtroppo poi hanno perso soldi sti personaggi. Quindi innanzitutto ovviamente dire a questi commercianti: non comprate la Gazzetta dello Sport, Tutto Sport, Corriere dello Sport, lasciate perdere. Una volta che avete l'ufficialità di qualcosa, ha come conseguenza, fate anche questo, ma prima non fatelo, per esperienza che ormai penso abbiate già vissuto sulla vostra pelle. E Brasile senza veli, Ancelotti CT, il presidente della Federcalcio dopo il capo col Marocco, Carlo è il preferito di giocatori e tifosi. Veramente a me Carletto mi sarebbe piaciuto sulla panchina dell'Italia piuttosto che quella brasiliana, visto che è l'allenatore italiano più titolato al mondo. Però sappiamo che in Italia c'è una certa mafietta, no? Tra i Mancini, Gravina e coloro che sono lì nei palazzi del potere. Vabbè, in any case, maratona Napoli-Milan, 16 giorni senza fiato. Un aprile di fuoco per Spalletti e Pioli, prima sfida il 2, l'ultima il 18, Giordano si sbilancia, il gruppo di Luciano può aprire un ciclo. E questi tre atti ovviamente sappiamo che saranno il Napoli-Milan atto primo la prossima domenica, cioè fra 6 giorni ormai. Dopo ci sarà subito l'atto secondo, Milan-Napoli a San Siro, dove ormai sembra che si stiano bruciando come fuoco in una, che ne so, un falò, i biglietti per andare a assistere a questo incontro. E poi un Napoli-Milan atto terzo, che sarà la chiusura di questo grande spettacolo che questo mese vedremo tra la formazione partenopea e i nostri grandi gladiatori, speriamo, rossoneri. Dall'altra parte la Gazzetta dello Sport, Retegui c'è, l'Italia meno, Mancini dovevamo fare meglio, vabbè. Se... Comunque, ecco, una cosa carina, che ieri in 5 su 11 hanno perlomeno vestito, o ha, come Tonali nel nostro caso, ma hanno vestito la maglia rossonera. Togliendo Paperumma dalla porta c'era, se non sbaglio, Cristante, l'altro Romagnoli, e Pessina, quindi avevamo mezza squadra della nazionale che perlomeno una volta nella loro vita ha indossato la gloriosa maglia rossonera. Conte addio, finita col Tottenham, divorzio consensuale, la panchina va a Stellini.
Un, due, tre, stella. Vi ricordate il gioco da bambini? Il Milan studia come fare cassa per puntare Morata. Benvenuti dunque alla nuova puntata del Fanta Calcio Fanta Mercato Show. E qual è questa, scusate, questa strategia per arrivare all'attaccante spagnolo? Dunque, il nome scelto secondo la Gazzetta dello Sport per il prossimo attacco del Milan, a parte Oliviero Lo Sparviero, che dovrebbe rinnovare in ogni caso per un altro anno, è proprio Alvaro Morata. Dunque, i rossoneri vogliono questo attaccante. Sembra che abbiano messo gli occhi su di lui. Per l'acquisto è necessaria ovviamente la qualificazione alla prossima Champions League, dove potrebbe arrivare, anzi, senza potrebbe, poi figuriamoci se dovesse mai, mai, non succede, ma se succede. Dovrebbero arrivare almeno 50 milioni e quindi anche il mercato in uscita può aiutare tra i grandi campioni della briscoletta di panchina, stile Bakayoko Ballo-Touré per fare un esempio. Anche Ante Rebic sembra ormai sul piede di partenza, visto che è un peso pesao, come si dice qui in Spagna, 3 milioni e mezzo a stagione per il Milan. Si aggiunge appunto Balliamo con Ballo. E Dest, anche Sergino Dest dovrebbe tornare al Barcellona risparmiandosi 4 milioni di ingaggio al Milan. E se andrà via Leao, il bottino c'è, ma sarà investito per riempire appunto quel buco. Così come l'addio di Mirante, Tatarusano per l'arrivo di Sportiello. Dubbi ci sono su Vranx e Adli, vedremo quest'ultima fase della stagione. E lasceranno i rossoneri, e questo praticamente farà aggiungere soldini nella cassa sociale del Milan, o chiamata anche la colletta Morata, così scrive la Gazzetta dello Sport. Dall'altra parte anche certi amori non finiscono mai, dice Tutto Rutto Sport, e Nicolò Zaniolo sembra uno di questi, uno dei giocatori persistenti nelle idee, perché loro sanno benissimo, hanno i famosi microchip nei cellulari di Maldini, Massara. E nella lista del mercato rossonero, appunto, perché potrebbe il Milan perdere Brahim Diaz in estate, che ritornerebbe alla base, quindi al Real Madrid. E dunque il giocatore che in questo momento si sta facendo di narghilè in Turchia, fumando come un turco. Vabbè, oggi è così, va. E dunque l'azzurro potrebbe essere l'obiettivo principale dei rossoneri. Sarà vero? Non sarà vero? Chi lo sa? Intanto, l'allenatore più pagato d'Italia quasi all'estero, e parliamo di Tonino Bello, Antonio Conte, con il suo caro gatto Pancrazio, ha detto basta. Cioè, praticamente è arrivata l'ufficialità, Conte e il Tottenham, la squadra con cui già c'era preparato un funerale per il Milan, e poi purtroppo per loro il funerale si è fatto in quel di Londra. È arrivata questa nota come comunicato ufficiale del club degli Spurs, dicendo: possiamo annunciare che lead coach a capo da cazzo, lead coach Antonio Conte ha lasciato il club di comune accordo. Abbiamo raggiunto la qualificazione in Champions nella prima stagione di Antonio al club. Ringraziamo Antonio per il suo contributo. Bla bla bla. Gli auguriamo ogni bene per il futuro. Christian Stellini prenderà la squadra come capo allenatore ad interim per il resto della stagione, insieme a Ryan Mason come assistente capo allenatore. Complimenti al nostro Antonio Conte, hai fatto proprio una bella fine. Adesso ti auguro il meglio in Italia, perché molto probabilmente tornerà in Italia. Ci sarà chi si azzufferà per accaparrarsi il buon vecchio Tonino. Certo, non sarà il Milan, perché il Milan continuerà, secondo me, nel bene e nel male, con Pioli is on fire. E dunque, visto che anche oggi sono stati belli, allegri, allegretti, l'unica cosa che li ha fatti un po' rinsavire è stata questa partita ieri di Malta, Italia, ai giornalacci più venduti, però come sempre hanno dimostrato di essere sul pezzo. Bisogna vedere quale pezzo. Quindi ritorniamo alla nostra bella disco music anni 70 per ricominciare questa settimana nella maniera più allegra o allegri. Siamo tutti allegri questa settimana? Lo vedremo. Noi ci rivediamo quest'oggi per un nuovo appuntamento pomeridiano. Molto probabilmente, anche se non c'è stato campionato, faremo una livettina questa sera per cominciare a scaldare i motori. Ci
per questi due mesi che saranno davvero di fuoco. Ringrazio te come sempre che metti un like, ringrazio te che ti iscrivi o ti sei già iscritto al canale con campanellina attiva, così come ringrazio alla grande tutti coloro che si stanno abbonando da soli 0,99 in poi, a parte i carissimi che sono ormai fedelissimi nelle loro donazioni su PayPal o conto corrente bancario. Ricordare anche che c'è sempre il gruppo Telegram aperto per tutti, amici del Marietto, piuttosto che Uniti per la Verità, per tutte le notizie che vanno fuori dal mainstream, e il gruppo privato per abbonati, che è il gruppo abbonati del Marietto, tutto su Telegram, ma questo ovviamente se tu sei sul carro della tribù. Un bacio a tutti e a tutti, vi auguro un felice inizio settimana e noi ci rivediamo più tardi grazie al Back to Heaven e Number One Ensemble. Ciao.